selezioniamo le notizie che decidiamo di proporre. Vediamo quali sono i riferimenti che i riferimenti, chiamiamoli culturali, che l'articolo prevede che il lettore abbia, ma che non sono all'interno del testo. Quindi, per esempio, se viene citata una sigla, la esplicitiamo, se c'è scritto ONU, parentesi, Organizzazione delle Nazioni Unite. Se c'è un riferimento geografico, lo collochiamo. Se si cita un personaggio della scena politica, diciamo chi è, qual è la sua funzione. In questo modo chi legge non deve in continuazione passare dal testo al suo bagaglio culturale. Cerchiamo di scrivere tutto in modo semplice. Semplice si intende seguendo le regole della scrittura controllata di cui parlano De Mauro e la Piemontese, e sono regole ben precise del tipo non fare frasi passive, non fare frasi troppo lunghe, esplicitare i nessi che ci sono tra una frase, quindi puoi fare o due coordinate, oggi piove, ho preso l'ombrello, e sono due frasi, oppure puoi dire oggi piove e quindi ho preso l'ombrello. Tutti i procedimenti che aiutano la persona che legge a seguire il testo senza dover compiere quel processo di inferenze che un testo normale chiede. Addirittura noi non ci rendiamo conto, ma quando io dico Eugenio Montale ha scritto Ossi di seppia e nella frase sotto metto il poeta, costringo il lettore a fare un'inferenza, perché deve capire che il poeta è Eugenio Montale. Quindi noi, a rischio di essere noiosi, decidiamo che il soggetto è sempre Eugenio Montale. Fatto tutto questo, il testo viene passato attraverso un programma che scannerizza, diciamo, il testo e ci dice quante parole abbiamo usato ad alta frequenza, quindi le parole che sono a disposizione di tutto, quante parole abbiamo usato ad alta disponibilità, che significa che sono un po' meno ad alta frequenza. Tutto questo ci dà una statistica di leggibilità, ci dice questo testo è leggibile nel 73% dei casi. Il tentativo è di essere onesti, quindi di presentare l'argomento. Se esprimiamo un'opinione, sia chiaro che sia la nostra opinione, e il lettore può decidere da che parte stare. E non i quotidiani italiani attualmente hanno una qualità di scrittura abbastanza bassa, sia perché certe volte sono proprio generici nel dare la notizia, cioè mancano pezzi di notizia, sia perché la scrittura è molto una scrittura per che fa l'occhiolino, che strizza l'occhiolino, che usa delle, per cui le esplosioni sono sempre spaventose, il delitto è sempre efferato, cioè ci sono proprio delle modalità che ormai sono meccaniche in chi scrive, che sono degli sprechi di spazio e di fatica per il lettore, a detrimento dell'informazione vera e propria. Una delle regole prese da Piemontese e De Mauro è di dare notizie solo di fatti avvenuti. Quindi, ad esempio, tutta una serie di notizie politiche che dicono che verrà fatta questa riforma, magari la dai giusto perché chi legge non sia tagliato fuori se sente parlare di articolo 18, ma dai semplicemente la notizia: il governo sta lavorando per la modifica dell'articolo 18, e lasci perdere tutto quello che sui giornali c'è, sarà così, non sarà così. Siccome molto spesso informazione facile viene usata in gruppi di lavoro con persone che hanno problemi simili di comprensione del testo, cerchiamo di affrontare temi che
non obblighino, ma suscitino interesse e quindi spesso sono argomenti di carattere sociale, modificazioni di stili di vita.